Con questo video voglio dare qualche informazione in più sulla bicocca, a livello di aule, strutture, come è collegata tramite mezzi pubblici e anche dirvi apertamente quali sono stati i miei disagi. Insomma, voglio darvi una panoramica generale sulla mia esperienza in università. Parto nel dire che ho frequentato e completato il primo anno di Scienze Statistiche ed Economiche in bicocca e ho frequentato e partecipato attivamente a tutte le lezioni fin quando mi è stato possibile. A livello di posizione, la bicocca si trova nella parte nord di Milano ed è un po' fuori dal centro, però questa cosa non vi deve spaventare perché l'università è collegata benissimo con tram, bus e metro. Tra l'altro fate conto che c'è proprio la stazione della metropolitana che si chiama Bicocca ed è collegata a tutte le altre tramite la linea viola. E quindi facilissimo arrivare in università e la distanza non vi deve assolutamente spaventare. Inoltre l'università si estende in vari edifici e non è un vero e proprio campus circoscritto, ma è più un quartiere dove all'interno troviamo i vari edifici dell'università. Infatti troviamo anche nel quartiere abitazioni private, bar, ristoranti e tante altre attività. Parlando dell'edificio singolarmente, esso si distingue dagli altri perché è denominato tramite una U accompagnata al valore, al numero. Quindi abbiamo U6, U7, U9 e così via. E all'interno abbiamo le varie aule, le varie strutture, i vari uffici dell'università. A livello di aule vi posso dire che ne ho provate tante, di tante dimensioni, dalle aule più piccole, tipo anche aule esercitazione, alle aule più grandi, tipo quelle con le scale gigantesche. Non so quante persone possano contenere, ma penso tantissime. Una pecca che ho trovato riguarda la singola postazione. Infatti sono veramente piccole. Se l'aula è piena si sta veramente stretti. E inoltre il banchetto singolo è veramente risicato, c'entra a malapena un quadernone. Quindi forse personalmente avrei trovato più comodo avere una postazione leggermente più larga per stare un po' più comodo e seguire meglio. Parlando sempre della struttura, una componente che secondo me è molto bella e interessante è il fatto di trovare nei vari edifici le aule studio, che sarebbero delle aule in cui troviamo delle postazioni con dei tavoli abbastanza grandi, le varie sedie, in cui ci si può sedere, magari parlare con i colleghi, fare degli esercizi assieme, ricopiare degli appunti, mangiare, e sono delle aule molto comode e sono degli spazi interessanti, magari, non lo so, ci sono 2-3 ore di buco tra una lezione e l'altra, e nel mentre al posto di non fare nulla o stare fuori si può stare lì a ricopiare gli appunti o studiare qualcosa, quindi secondo me sono dei posti molto interessanti che personalmente utilizzavo spesso. Inoltre uno dei miei posti preferiti dell'università è sicuramente la biblioteca, infatti la biblioteca che tra l'altro è enorme, ancora non sono riuscito ad esplorarla tutta, speriamo di poterlo fare al più presto, comunque è veramente gigante ed è uno dei miei posti preferiti per studiare perché mi permette di concentrarmi al 100% quando magari devo preparare un esame difficile. Mi ricordo qualche mese fa ho preparato analisi quasi tutta in biblioteca e mi è stato utile perché io entravo in biblioteca e stavo 5-6 ore super concentrato e il tempo lì volava, non so il perché, ma veramente stavo lì le ore, neanche me ne accorgevo, avevo zero distrazioni ed ero super in focus per passare l'esame. E poi una cosa veramente comoda è il wifi gratis, infatti sia in biblioteca ma in tutte le aule e edifici dell'università c'è il wifi gratuito, veramente comodo. Ad esempio se mi portavo il PC in università riuscivo tranquillamente a lavorare, fare le mie ricerche. Mi ricordo che ogni tanto quando ancora non avevo la connessione internet a casa la utilizzavo per caricare i video, quindi veramente comodo e anche abbastanza veloce. Poi durante la pausa pranzo per mangiare in università, comunque nel quartiere universitario, ci sono varie opzioni. L'opzione principale, personalmente quella che preferisco, è quella di andare a mensa. La mensa dell'università è in un edificio gigante, se non sbaglio è l'U6, ed è una mensa sotterranea gigantesca, un sacco di posti a sedere, c'è anche il bar. E la trovo comoda, si mangia discretamente o comunque c'è un ottimo rapporto qualità-prezzo. Con pochi euro si riesce a fare un pranzo tranquillo. E poi tra l'altro non è l'unica opzione perché nel quartiere universitario ci sono bar, ristoranti e con veramente pochi euro si riesce a fare un pranzo tranquillo.
E tra l'altro ci sono anche in tutti gli edifici dell'università le macchinette o addirittura i microonde. Se magari ci portiamo il pranzo da casa, lo possiamo scaldare in 5 secondi tramite il microonde. Questa è anche una cosa molto comoda. E poi un'altra cosa fantastica, che è forse la mia preferita, è avere il dispenser gratuito di acqua. Infatti mi porto la mia borraccia da casa e tranquillamente riesco a caricare la borraccia e bere quanta acqua voglio tramite questi dispenser. Una cosa molto utile che permette anche di risparmiare e anche inquinare meno consumando meno plastica. Parlando più nello specifico delle lezioni, personalmente utilizzavo tantissimo un'app interna dell'università che mi permetteva di sapere data, orario, nome dell'edificio, nome dell'aula. Ed è molto comoda perché in 2 secondi mi permetteva di sapere quando e dove avevo lezione. Poi ho avuto anche qualche disagio con gli orari, tipo avevo lezione alle 8:30 e il professore poi si presenta alle 9:15, 9:30, però non è capitato tantissime volte. Un altro disagio che ho incontrato, non tantissime volte, però comunque mi è capitato, ed è giusto farvelo sapere per dovere di cronaca, è stato quando avevo 2 lezioni che si accavallavano, cioè finita una, avevo 30 minuti per raggiungere l'altra aula. Bene, quando capitava questo, che cosa succedeva? Che mettevano la prima aula in un edificio e poi mi facevano andare in un altro edificio per l'altra aula, che era a più di 1 chilometro di distanza, e io dovevo fare questo percorso in 30 minuti e mi facevo le corse per evitare di arrivare in ritardo. Poi, tutto sommato, la mia esperienza in Bicocca è super positiva, sono contento e soddisfatto della mia scelta universitaria, è una cosa che mi è piaciuta tantissimo, tra l'altro, è il fatto che organizzino conferenze, incontri anche con personaggi importanti, imprenditori, e sono contento che ci siano anche attività interessanti e utili al di fuori delle lezioni. In realtà la maggior parte dei problemi che ho dovuto affrontare sono stati durante la didattica online, però questa è un'altra storia e magari in futuro ci farò anche un video a riguardo. E detto questo, una cosa molto importante: se avete domande, richieste riguardo la Bicocca all'università, scrivetemi tranquillamente nei commenti, perché parlare della Bicocca comunque è un argomento abbastanza vasto e sono anch'io spaesato, non so di cosa parlare. Quindi se avete delle richieste in particolare, scrivetemi nei commenti, che mi aiutate anche a fare dei video dedicati che vi possono essere più utili. E inoltre, un altro annuncio importante: questo sarà l'ultimo video prima della pausa estiva. Infatti mi prenderò una pausa di 2 settimane, quindi salteranno 2 venerdì, perché comunque fa troppo caldo per registrare, già sto sudando tutto per 20 minuti di registrazione, e tra l'altro voglio anche prendermi una piccola pausa per concentrarmi a lavorare a dei contenuti un po' più complicati. Detto questo, vi ringrazio della visione, io vi saluto e noi ci vediamo tra 2 settimane con un nuovo video.